Ho il piacere e l'onore di porgervi il più cordiale, il più caloroso e il più natalizio benvenuto all'evento Tutti insieme al concerto di Natale. Seconda edizione. Siamo arrivati alla seconda edizione e per gli originari promotori di questa iniziativa questo è già un successo, poiché uno dei primi obiettivi era quello di creare un evento culturale e a scopo benefico che si potesse ripetere nel tempo. Ancora una volta accendiamo la luce sulle eccellenze del nostro territorio, questa bellissima sala di teatro del Casinò, l'eccellenza rappresentata dall'orchestra sinfonica e nell'ambito del cosiddetto terzo settore, quindi dell'assistenza dell'Istituto Padre Semeria di Colpirodi. Ma la caratteristica, la peculiarità del concerto di quest'anno è che è promosso da ben 11 associazioni service, Lions, Rotary, Soroptimist, Zolta, Panatron, spero di non averne dimenticato nessuno, che coprono un territorio che va da Ventimiglia sino ad Armaditaggia. E indubbiamente questo in un particolare contesto storico quale quello attuale di grande divisione è un segno di forte fratellanza, di vicinanza, di solidarietà tra le varie associazioni che hanno anche delle peculiarità specifiche a favore di chi ha meno, a favore di chi si trova in una situazione più difficoltosa. Detto questo, a me non resta che ringraziare chi ci ospita, il dottor Massimo Calvi, presidente del Casinò, il direttore generale, l'ingegner Prestignoni, nonché il presidente dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, Maurizio Carilli, tutti i presidenti delle associazioni service che hanno permesso di organizzare questo evento. E voglio ringraziare per la loro presenza in sala le autorità civili, nella persona del sindaco Alberto Biancheri, dell'assessore Costanza Pireri e Daniela Cassini. Ringrazio anche per la partecipazione la direttrice dell'Istituto Padre Semeria, la signora Silvia, date che non ricordo i nomi, la signora Silvia Madaro, la coordinatrice Giada Chiuri, nonché Suor Maria. A questo punto a me non resta che presentarvi la serata e quindi, signore e signori, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, accompagnata dal coro Musica Nova, dai soprani Veronica Lorenzi, Carla Talete e dal contralto Maura Amalberti, né il Gloria di Natale.